Un buongiorno agli amici di Yant.it, un ben trovato ai nostri ascoltatori, altro personaggio importante che ci ha portato la nostra collega e amica Mariana Ventili, buongiorno, parliamo di Miriam Pasquali. Io qui ho scritto un po' di cose, ma dopo ci dirà lei perché è un po' un tuttofare, scrittrice, poetessa, attrice. Buongiorno Miriam, e grazie buongiorno per, a voi. Per l'intervento, e buongiorno anche a te Mariana. Buongiorno. Allora, innanzitutto io, ecco, ho preso un po' di appunti, ma vedo che Mariana si è portata tantissimo materiale insieme a lei per descrivere un po' quello che fa. Però io le chiedo subito, di tutte queste cose, qual è quella su dove lei eccelle maggiormente? La pittura. La pittura. Qui abbiamo un po' di dipinti che ha portato Maria Elena. Iniziamo a far vedere qualcosa. Ecco, innanzitutto le chiedo, come mai, pittura, recita, scrittrice, è un po' lei che è un personaggio un po' così stravagante, oppure nel corso degli anni si acquisisce sempre qualcosa in più? Diciamo che io sono nata pittrice, poi pian piano, siccome sono una persona molto molto curiosa, mi piace sempre esplorare cose nuove, fare esperienze nuove, evidentemente questa curiosità mi spinge ad affrontare delle situazioni diverse, soprattutto in campo artistico. Ecco, poi prima di andare in onda mi stavi dicendo che ha avuto anche delle così, con partecipazioni per quanto riguarda la recita, quindi ha partecipato a qualche film. Sì, l'anno scorso ho avuto questa proposta inaspettata, perché io non avevo una preparazione di recitazione teatrale specifica, né cinematografica, certo, tanto, certo, più, certo. E mi hanno inserito in questo cast per questo film, che è stato tratto dal romanzo Cuore di guerriero del dottor Alessandro Tanzella. Ok, io a questo punto sentirei un attimo Maria Elena, se gli dà il microfono, più che altro per chiedere qualcosa che forse tu più di me conosci Miriam, quindi non so, da tutte quelle che sono le sue virtù, chiamiamole così, c'è qualcosa sicuramente che vorrei chiedergli anche tu. Ma sì, dunque, buongiorno di nuovo. Io Miriam la conosco ormai bene, quindi la conosco come pittrice, l'ho conosciuta così, poi l'ho conosciuta ed apprezzata moltissimo anche come poetessa. Anche Miriam, come l'ospite che ti ho portato l'altra volta, è stata un'allieva del professor Giuseppe Pende. Quindi, e anche lei ha frequentato l'Istituto d'Arte. Quello che io ho fatto inquadrare all'operatore bravissimo sono state alcune delle tele, appunto, che lei ha realizzato, che non abbiamo potuto portare perché molto sono grandi. Lei ha scritto anche tante poesie, fra un po', ti anticipo, uscirà la prima pubblicazione. Che cioè, poi sicuramente ce la presenterà, visto sì, che è venuta, diciamo, abbiamo rotto il ghiaccio, quindi ci prometterà che ci porterà sta pubblicazione, insomma, ecco. Sì, anche perché poi ha un tema molto, posso anticipare, no, non anticipo, poi anticipi tu magari, molto, molto particolare, molto bello, si parla sempre di sentimenti, si parla di natura, comunque quello che vince su tutto, che prevale, è l'emozione, l'amore. Certo, certo. E io un pochino vorrei proprio soffermarmi sulla Miriam poetessa, anche se lei ama tantissimo parlare della Miriam pittrice, anche, certo, perché ha vinto importanti premi, diciamo anche questo. Però Miriam, dici come mai, io so perché tu hai iniziato a scrivere, ma diccelo tu, raccontacelo tu. Allora, un giorno stavo dipingendo e mi sono ricordata di una signora che mi disse: ma guarda Miriam, metti qualche frase per dare una traccia di ciò che tu hai voluto rappresentare attraverso le tue opere. Certo. Quindi ho cominciato molto timidamente a scrivere dei pensieri. Scrivere pensieri porta a scrivere, ha portato almeno a me a scrivere poesie, senza che io me ne rendessi conto. Certo. Quando è tornata a questa signora ad incontrarmi, gli ho detto: sai, ti vorrei far leggere qualcosa di più. Lei ha letto i miei pensieri e ha detto: ma guarda Miriam, queste sono poesie, non sono pensieri. Ho detto: bene, avrò qualcosa in più per far parlare di me. Esatto. E dopodiché ha continuato questa passione per la scrittura. Sono arrivata anche a relazionare degli autori
quindi poeti, scrittori, ed è una cosa molto affascinante, certo, perché entrare nel mondo di un'altra persona, nell'animo di un'altra persona, è, diciamo, rischiosissimo, perché è un mondo sconosciuto, certo, è un mondo in cui tu guardi tutto ciò che ti appare attraverso la parola, certo, e rintracciare una qualche verità a livello proprio emotivo e di pensiero dell'autore stesso è pericoloso, perché si può andare, come dico io, in luoghi che non sono dell'autore, certo, e quindi è un azzardo. Siccome io però ci vado, come dico sempre, con gli occhi del cuore, e fino adesso è andata bene e sono felice, perché quando le persone ti dicono: Miriam, hai rintracciato tante verità, alcuni mi hanno detto anche tutte le verità, è una soddisfazione grande. Anche perché bisogna sempre ascoltare, diciamo, quelli che ci guardano, quelli che ci ascoltano, quelli che ci leggono in questo caso, perché noi non possiamo essere obiettivi, è sempre il prossimo che va a dare un senso a quello che si fa. Ti chiedo, Miriam, ti do del tuo, anche perché assolutamente sì, abbiamo rotto il ghiaccio. Ecco, i prossimi impegni, visto che hai tutto questo repertorio di cose che sicuramente ti impegneranno, diciamo, nell'arco della giornata, ecco, hai degli impegni particolari che hai da svolgere prossimamente? A livello artistico, per il momento no, mi sono un attimino, ecco, c'è la programmazione di questo mio primo, non so se ne farò altri, libro di poesie, che avverrà, non so, nel giro di, penso, di breve tempo, perché già in corso la selezione delle poesie, sì, insieme a, sì, Maria Elena, sì, che mi sta aiutando ed è una valida collaboratrice, validissima. Ma su questo, anche perché se l'abbiamo scelta, non sapevamo di azzeccare il personaggio. E quindi penso che tra non molto uscirà questo libro, di cui non vorrei dire il titolo, lo diciamo quando sarà uscito. Esatto, perché a livello scaramantico di solito, ecco, si può parlare, dare qualche traccia, ma non bisogna mai dare per certo tutto, no, è questo, no, che non è bello, insomma, potrebbe anche essere controproducente per la realizzazione, ma anche per la visibilità. Perché uno spera di fare e di ottenere qualcosa, dice: ma forse era meglio me lo tenevo per me. No, sai. Mariana, a te per un'altra domanda, poi possiamo salutare Miriam. Io in mano ho questa pubblicazione, Riflessi, e c'è anche Miriam Pasquali, ci sono anche delle poesie. Questo perché? Perché Miriam ha partecipato a un concorso, e come ha fatto già tante altre volte, e anche in questo caso ha vinto un premio. Quindi ha delle qualità, insomma, ma perché indubbiamente, al di là di quello che si fa perché piace fare, però è normale che quando cominci ad ottenere dei risultati a livello, sì, così, dove ti vai a presentare, vuol dire che c'è qualcosa. Sì, è un concorso nazionale, sono tanti artisti di tutte le parti d'Italia, e ci sono appunto anche queste pagine dedicate a Miriam, ci sono quattro, penso, se non vado errato, poesie che lei ha scritto. Ce n'è una bellissima, e magari se possiamo concludere con quella, come no, come con no, la volentieri, lettura di quella, io amo particolarmente questa poesia, che forse meglio rappresenta l'animo di Miriam Pasquale. Allora, è una persona sensibilissima, dolcissima, con tante caratteristiche, qualità, doti. Spero di rivederla presto qui da te, perché lei è stata molto modesta, ha detto la metà in realtà di quello, no, che, di quello, sì, che è lei. Non ha in programma nulla, ma in realtà io ho anche sentito, sbirciato prima una conversazione, lei in realtà è ispirato addirittura, perché poi di Miriam, scusami, devo dire questa cosa, non è affatto competitiva come spesso accade, certo, fra artisti, certo, anzi, tu pensa, ha ispirato, o meglio sarà al centro di una mostra di un pittore che è già stato tra l'altro tuo ospite, quindi io potrei dire a Miriam quasi a tradimento: dove andrai il 23 maggio? A San Marino. Ecco. Vado a San Marino perché il mio amico Timoteo Sceverti fa una sua personale in questo luogo meraviglioso, e mi ha detto: Miriam, io ti dedico la mia personale, quindi
sarai tu a rappresentarmi. E per me è un grande onore, lo ringrazio e lo abbraccio con affetto e spero di essere da lui il 23. Ok, allora a questo punto ascoltiamo questa poesia, poi possiamo chiudere. Cercami nel tuo essere dove sei, nel pensiero magari distratto delle tue giornate affollate. Cercami nel senso delle cose vissute, anche solo per un attimo, come siamo stati noi, nel nostro incontrarci. Cercami nella bellezza delle cose che restano, saprò così d'averti regalato qualcosa di me che non dimenticherai. Cercami, se crederai che la sincerità del cuore sia tutto, per custodire un eterno e una ragione, dando alla nostra fragilità, in ogni espressione dell'amore, il divino senso della vita. Bellissimo, complimenti. A questo punto, ecco, oltre a ringraziarti per questa tua presenza, ti facciamo l'in bocca al lupo per questo 23 maggio con l'augurio di riaverti qua per questa prima pubblicazione, perché sono convinto, da quello che ho potuto un po' percepire, che dopo l'acquolina viene mangiando, perché praticamente l'acquolina viene mangiando, perché una volta che si riesce una prima cosa ti senti un po' dentro di te, dici ma perché ci ho provato, è andata bene, perché non proseguire? Quindi in bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie Maria Elena, a lunedì prossimo. Grazie. Vorrei ringraziare, ringrazio in prima persona Maria Elena, che è una mia carissima amica, che mi ha dato questa opportunità e ne sono onorata. Ringrazio voi per l'accoglienza, per la cordialissima conversazione. Ringrazio tutti, buongiorno. Grazie, grazie mille, a risentirci.